l'Italia aveva, il nostro paese aveva a disposizione 1,5 milioni, 1,5 miliardi, scusatemi, di euro da investire tra le diverse regioni per l'attuazione della garanzia giovani. Questo 1,5 miliardi è stato suddiviso tra le diverse regioni italiane a seconda del numero, della densità di popolazione e dal tasso di disoccupazione. Le regioni che hanno ricevuto più risorse sono la Lombardia, la Campania, la Puglia, il Lazio e la Sicilia. E queste regioni hanno poi deciso, come abbiamo visto rapidamente prima, di investire in maniera diversa tra le diverse misure possibili, le risorse, andando a guardare, che è il dato che mi sembra più, interessante per tutte le considerazioni che abbiamo fatto prima e anche per effettivamente valutare il grado di effettività della garanzia giovani, andrei a guardare il dato relativo agli investimenti sull'apprendistato. Sull'apprendistato, molte regioni non hanno investito un euro. Il Piemonte, per esempio, il Veneto e la Liguria hanno deciso di non investire assolutamente nessun tipo di risorsa in questa misura, seppure sia stata ritenuta a livello europeo e incoraggiata a livello nazionale anche come quella misura più importante su cui investire per realizzare la garanzia giovani. La regione che poi non è una regione, ma è una provincia che ha investito di più sull'apprendistato, è la provincia di Trento. E guarda caso, Trento, forse anche per la vicinanza alla Germania e all'Austria, è una realtà dove i tassi di occupazione sono altissimi e il tasso di disoccupazione giovanile è molto basso. Ancora una volta si dimostra con questi dati che quei territori che sono in grado e investono effettivamente sull'apprendistato poi fanno registrare anche migliori prestazioni occupazionali. Mentre in tutte le altre regioni si è investito o nulla o comunque pochissimo. Un'eccezione in questo senso è costituita dalla Calabria, che ha investito il 20% delle risorse a disposizione sull'apprendistato, ma vedremo effettivamente come funzionerà, perché gli ultimi dati sull'utilizzo dell'apprendistato nelle diverse realtà italiane evidenziano come questo sia poco utilizzato quasi ovunque. Un buon livello di utilizzo dell'apprendistato si registra al centro Italia, soprattutto in Lazio e in Toscana, mentre il sud è quasi uno strumento sconosciuto. Quindi colpisce molto il dato della Calabria, che ha deciso di investire così tanto e tanto più delle altre sull'apprendistato, e avremo modo di verificare poi se questo riuscirà a dare dei risultati anche in termini di occupazione e di occupabilità dei ragazzi. Andando adesso a vedere, poi ditemi voi se mi devo fermare, se avete delle domande, andrei a cercare di capire come funziona nella regione in cui siamo la garanzia giovani, per poi eventualmente andare a vedere come funziona anche in altre realtà, se avete delle domande, delle richieste particolari. Però partirei dalla Lombardia per capire effettivamente nel concreto come questa garanzia giovani funziona, perché fino adesso ne abbiamo delineate le linee guida generali, senza poi scendere nell'operatività, ma che si può capire soltanto calando la garanzia giovani in un effettivo contesto territoriale. Andando invece a vedere la struttura in cui dovrebbe imperniarsi la garanzia giovani, quindi il funzionamento effettivo della struttura in cui dovrebbe essere calata la garanzia giovani, abbiamo sostanzialmente verificato il funzionamento operativo dei servizi per il lavoro. La Lombardia è una regione dove i servizi per il lavoro effettivamente funzionano. Esiste un sistema che si dice di accreditamento, che prevede la partecipazione di operatori privati e pubblici nella gestione sostanzialmente delle politiche attive. Il meccanismo di funzionamento delle politiche attive in Lombardia si rifà al sistema dotale, per cui alle persone viene assegnata una dote di risorse che decidono di investire in diversi servizi rivolgendosi ad un operatore accreditato, individuato su scelta singola e individuale della persona. Nella regione Lombardia sono presenti in tutto 184 operatori ed accreditati distribuiti in 723 sedi, il che significa che la distribuzione degli operatori privati accreditati
per i servizi per il lavoro in Lombardia è effettivamente funzionante e capillare. Il numero invece dei centri per l'impiego pubblici presenti in Lombardia sono 65, con un numero di operatori di circa 9 persone. Si è stimato che per ogni operatore dei centri pubblici per l'impiego dovrebbe avere sostanzialmente in carico circa 400 giovani registrati alla Garanzia Giovani. Un numero effettivamente importante che fa capire come, se lasciata gestire soltanto agli operatori pubblici dei centri per l'impiego, difficilmente la Garanzia Giovani possa dare dei risultati e possa garantire a questi ragazzi delle risposte efficienti. Di qui il coinvolgimento, ma già consolidato in questa regione, della rete degli operatori privati. In Lombardia sono stati assegnati circa 175 milioni di euro per la realizzazione appunto della Garanzia Giovani. È stata sottoscritta la convenzione con il Ministero, è operativo il portale per la registrazione, sono state approvate 2 settimane fa anche le delibere attuative della Garanzia Giovani. Mancano però quelli che tecnicamente vengono chiamati gli avvisi e quindi le misure concrete per capire effettivamente quali saranno i servizi offerti e come saranno gestiti. Sono state previste diverse misure e sono anche state finanziate, sono l'accoglienza e quindi tutte le attività di cosiddetta prese in carico del ragazzo, che vanno dalla registrazione fisica nel caso in cui non abbia effettuato la registrazione telematica, ad un primo orientamento, ad il colloquio conoscitivo di profilatura, poi al consolidamento delle competenze, per cui sono stati finanziati i servizi e i corsi di formazione, le cui caratteristiche però devono ancora essere individuate, quindi un servizio disponibile effettivamente per i ragazzi in Lombardia non c'è. Il tutto si appoggia alla DUL, quindi la dote unica lavoro, quindi un ragazzo che si iscrive alla Garanzia Giovani tendenzialmente non ha benefici aggiuntivi per il momento derivanti dalla Garanzia Giovani, ma usufruisce dei servizi standard. Si è poi investito sul servizio civile, sui servizi all'autoimprenditorialità e sulla formazione a distanza. Inoltre sono stati previsti degli incentivi in favore delle aziende che assumano in apprendistato e il rimborso dell'indennità del tirocinio. Quindi questo significa che il ragazzo che venga inserito all'interno di un'azienda attraverso il tirocinio avrà l'indennità di tirocinio pagata totalmente dalla regione, con la conseguenza che l'azienda dovrà garantire al ragazzo soltanto l'ospitalità e la formazione, non dovendosi fare carico dell'indennità. Come sapete, a gennaio dell'anno scorso, quindi 2013, sono entrati in vigore, in seguito alla legge Fornero, le linee guida sui tirocini, che hanno imposto per la prima volta l'obbligo di retribuire in qualche modo anche i tirocinanti, stabilendo una misura minima di questa indennità, che poi è stata declinata in maniera diversa in tutte le regioni. Con la Garanzia Giovani, molte regioni hanno scelto, al fine di incentivare ed aumentare il numero dei tirocini e quindi delle esperienze in azienda, di farsi carico di questa indennità, quindi chiedendo alle aziende di farsi semplicemente carico di ospitare il ragazzo e di formarlo, in quanto si è ritenuto che il tirocinio costituisca effettivamente un trampolino di lancio nel mondo del lavoro e un'occasione di inserimento. Quindi anche in Lombardia si è deciso di investire moltissimo sul tirocinio. Si è poi investito una quantità consistente di risorse sui cosiddetti bonus occupazionali, che sono qualcosa di diverso dall'incentivo per l'azienda che assume. Il bonus occupazionale infatti spetta a quei soggetti che abbiano realizzato la possibilità e l'opportunità al ragazzo di accedere a quell'offerta di lavoro, e quindi i bonus occupazionali premiano gli intermediari, quindi gli operatori privati o pubblici che abbiano, attraverso un proprio percorso di formazione o di orientamento, messo in piedi
i presupposti perché appunto quel ragazzo potesse accedere effettivamente ad un'opportunità di lavoro. Quindi un bonus che va a premiare in maniera diversa a seconda del tipo di contratto di assunzione il soggetto che ha reso possibile l'occupazione, ossia l'intermediario, colui che ha fatto, si dice tecnicamente, il placement, al fine appunto di aumentare il grado di impegno di questi operatori nel ricercare effettivamente delle occasioni di occupazione per i ragazzi. A fianco appunto al bonus occupazionale garantito agli operatori sono poi stati previsti particolari incentivi per le aziende che assumono effettivamente questi ragazzi, incentivi che al momento sono, come vi dicevo prima, fermi dal momento che manca la convenzione tra il Ministero e l'INPS per l'erogazione effettiva di questi benefici. Non è ancora chiaro poi come le aziende possano fare una volta che verrà sottoscritta questa convenzione per accedere effettivamente ai benefici, in quanto non è ancora stato chiarito se le aziende dovranno semplicemente assumere un ragazzo che si è iscritto alla Garanzia Giovani o dovranno anch'esse essersi iscritte nel portale, nella sezione del portale dedicata alle aziende alla Garanzia Giovani, ma questo è un aspetto che non è ancora stato chiarito. Andiamo un attimo più nel dettaglio a vedere come funziona al momento la Garanzia Giovani in Lombardia. Abbiamo visto, si poggia sul sistema Dotale. Dopo una fase di prima accoglienza che viene garantita in modo uguale a tutti i ragazzi registrati alla Garanzia Giovani, che avviene sostanzialmente attraverso la rete pubblica, quindi centri per l'impiego pubblici, al ragazzo viene sostanzialmente fatto presente che può scegliere uno degli operatori accreditati sul territorio per poter poi effettivamente godere dei servizi della Garanzia Giovani. All'interno di questa prima fase di accoglienza, di colloquio conoscitivo, viene fatto firmare al ragazzo un piano di intervento personalizzato, di cui avrete sentito parlare come PIP. Una volta sottoscritto questo primo aspetto, che è molto burocratico, c'è l'assegnazione della dote e quindi la presa in carico del ragazzo da parte dell'operatore che lui ha scelto tra quelli presenti accreditati in Regione Lombardia. Avvenuta la presa in carico, sarà l'operatore scelto ad individuare quale sarà il servizio più opportuno da offrire al ragazzo, che potrà quindi essere direttamente un'opportunità di occupazione, quindi un apprendistato, un contratto a tempo determinato, oppure un'opportunità di tirocinio, oppure tutti gli altri servizi che abbiamo visto. Un aspetto interessante e particolare però della Regione Lombardia riguarda il coinvolgimento del sistema scolastico considerato nel complesso, per cui è previsto che le università, le scuole superiori, dai licei alle scuole professionali, così come gli ITS, si prendano in carico sostanzialmente i propri studenti, al fine sostanzialmente di garantire che questi, entro 4 mesi dall'uscita dal percorso di formazione, possano beneficiare di una proposta di lavoro, di tirocinio, di servizio civile o di autoimprenditorialità. Quindi tendenzialmente tutto il resto, tutta la rete che abbiamo visto prima, quindi gli operatori accreditati e i centri per l'impiego pubblici, dovrebbero intervenire su un target di soggetti che sono già in qualche modo definibili come disoccupati o inoccupati e che sono usciti dal percorso di formazione scolastica universitaria da 4 mesi. Per tutti gli altri dovrebbe esserci una presa in carico preventiva proprio delle scuole, che dovrebbero quindi a questo punto organizzarsi al proprio interno con strutture di placement, con uffici di placement strutturati. Al fine di incentivare la creazione di queste strutture di placement all'interno proprio delle scuole e delle università, è stato rifinanziato un bando dal Ministero del Lavoro, che è il bando fisso e che appunto va a finanziare le scuole e le università perché siano in grado di realizzare e costruire al proprio interno dei piccoli uffici di collocamento, possiamo definirli in termini un po' brutali, perché siano in grado di garantire appunto agli iscritti ai propri corsi un'occasione di un'opportunità effettiva di inserimento nel mondo del lavoro.
Quindi un piano di attuazione, quello lombardo, che recependo le indicazioni europee cerca di mettere in rete sia gli operatori privati e pubblici dei servizi per il lavoro, sia le scuole, coinvolgendo queste appunto nell'inserimento e nella responsabilità dell'inserimento dei ragazzi ed essi iscritti nel mercato del lavoro, il che è particolarmente importante perché prima avviene l'inserimento del ragazzo nel mondo del lavoro e quindi meno tempo passa tra la fine del percorso di studi e l'inizio dell'occupazione, maggiori sono anche le possibilità di un positivo inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo poi, tra l'altro, fenomeni importanti e particolarmente gravi di disoccupazione di lungo periodo che poi determinano anche situazioni particolari di sofferenza anche di tipo psicologico e di disagio di altro tipo. Quindi abbiamo visto come sostanzialmente esistono diversi canali per aderire alla garanzia giovani a seconda del tipo di soggetto che si è e quindi delle proprie caratteristiche in Lombardia. Quindi c'è un primo gruppo di ragazzi che sono quelli che sono già usciti che aderiscono alla garanzia giovani e che sono già usciti da un percorso di formazione da oltre 4 mesi, che quindi accedono alla garanzia attraverso i centri per l'impiego pubblici e poi gli operatori privati. E poi c'è invece un altro target di ragazzi che sono quelli che sono in uscita da un percorso di studi e che accedono alla garanzia tendenzialmente attraverso le strutture di placement del sistema scolastico, che dovrebbero garantire ad essi un'opportunità di occupazione o comunque di formazione specifica entro 4 mesi dal rilascio del titolo. Anche qui, come abbiamo già detto prima, la registrazione può avvenire attraverso il portale regionale della Lombardia oppure il portale nazionale. Il portale della Regione Lombardia è particolarmente organizzato e funzionale, prevede diverse sezioni in cui i ragazzi possono inserire direttamente il proprio curriculum e una propria scheda personale che poi viene compilata e verificata dall'operatore oppure dall'ufficio placement della scuola e una parte dedicata alle aziende in cui queste possono andare ad inserire le proprie proposte di lavoro. Abbiamo visto già quali sono sostanzialmente le misure che possono essere riconosciute ad un giovane iscritto alla garanzia giovani e abbiamo anche visto come tendenzialmente al momento, e pare che andrà così per i prossimi 2 anni, il funzionamento della garanzia giovani si poggi sul sistema sperimentato e rodato della Dote Unica Lavoro, che comunque ha dato dei risultati molto positivi in questi anni relativamente alla funzionalità delle politiche attive messe appunto in atto nella regione Lombardia. Infatti, molti dei contatti, delle prese in carico realizzate attraverso la garanzia, la, scusatemi, la dote unica lavoro si traducano effettivamente in delle opportunità occupazionali e si è registrato un notevole aumento del funzionamento delle politiche attive dal momento in cui è entrato in vigore il funzionamento della dote rispetto a quando prima tutto il funzionamento delle politiche attive era rimesso soltanto agli operatori pubblici. Un altro aspetto interessante da tenere in considerazione parlando del piano lombardo, è quello che sostanzialmente prevede diverse fasce di destinatari, cioè i ragazzi vengono suddivisi in gruppi target a seconda delle loro caratteristiche, in particolare il colloquio conoscitivo che viene effettuato e quindi la fase di accoglienza dovrebbe servire anche ad individuare in quale fascia inserire il ragazzo, fasce che vengono individuate a seconda del grado di svantaggio e difficoltà presentato dal ragazzo ad inserirsi nel mondo del lavoro. Sono state individuate 4 fasce di intensità, una prima fascia di intensità bassa, cioè per quei ragazzi che si presentino a fare il colloquio e presentino buone opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro e quindi non occorra, per i quali non occorre intervenire con misure massicce di bilancio delle competenze, di corsi di formazione, di consolidamento delle competenze, per cui viene assegnato un numero più ristretto anche di risorse.
una fascia di ragazze di intensità media, dove si ritiene sostanzialmente che la condizione di questi ragazzi per inserirsi nel mercato del lavoro richieda l'utilizzo di misure di consolidamento e di accompagnamento, ma comunque non presentino difficoltà elevate ad inserirsi nel mondo del lavoro, a cui sono state assegnate un numero, un altro numero consistente di risorse, ma la maggior parte di queste risorse sono state destinate alle fasce di intensità cosiddetta alta, cioè a quei ragazzi che presentino effettivamente maggiori difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e che rendano necessarie più azioni appunto volte a sostenere il loro inserimento. Andando a guardare i numeri, per le fasce cosiddette basse sono state assegnate sostanzialmente un milione di euro tendenzialmente, per quelle di intensità media 4 milioni, mentre per l'intensità alta 17 milioni. Quindi questo è un aspetto interessante del piano Lombardo, che al fine appunto di attivare quelle fasce di ragazzi che abbiano maggiori difficoltà, decide di investire il maggior numero di risorse proprio su di essi e su quelli che sono i servizi volti a sostenere il loro inserimento nel mercato del lavoro, quindi attraverso orientamento, corsi di formazione e anche di sostegno sociale. Quindi queste un po' le caratteristiche del piano Lombardo.